Eccoci, eccoci, eccoci. Un salutone ad Alex che già ha scritto qualcosa. Alex, se ci sei. Se ci sei, batti un colpo. Eccolo. Ma che fai? Ci stai per fatta in giretto? O stai impicciato? Vabbè, tanto questa è finita. Sto aprendo chess. Chess. Ma chess chi è? Il chess è inteso il cesso come il computer o il cesso veramente il cesso di casa? Senti, mentre tu ti prepari, io. Ma sai che tanto non c'ho nemmeno le riserve. Vedi, un po' di riserve, buone. Un po' di riserve e buone. Tutto, ammucchiamo tutto. Là io un giretto me lo faccio, eh. Ah, devo pure fare l'avvistamento di tre veicoli. Capirei che con questo carro è impossibile. Devo farla con leggero. Devo farla con leggero. Aspetta, che dice? Ah, ci stai! Là stoppiamo subito. Stoppiamo subito, dai. Ah, c'è anche Manu. Manu, c'è anche lei. Ci facciamo un giretto? Veloce, veloce. Alex, lo vedo. Buon Manu, che dici, Manu? Stai arrivando? Grande, già presente, Alex. Spogliamo un'occhiatina pure sul Discord. Opla. Oi Alex, sto sul Discord, eh? Ah, ecco Manu, perfetto. Oi Manu, buonasera. Oh, Ciao. mens. Ans. Ans. Ma che metti 8? Che metti 8? Non c'ho più l'8, ormai c'ho questo, c'ho che. Mo devi mettere il 9, devi mettere il 9. Ma Manu c'è? Ma che siamo impazziti, Manu, che oh? c'ha il microfono silenzioso? Ma che stiamo a fuori di testa, oh? Me coglioni. Preso ieri, fresco fresco, tutto da livellare, Hanno messo le permute. Le spermute. Ecco, sto mandando l'invito, Manu. Spremute. T'ho mandato Dai, adesso invito l'invito. sto pisellaccio di mano, va. Tuo pisello morto di Manuel Max. Cagna maledetta. Ehi, ehi. Aspetta, devo fare una cosa però. Un attimo, devo togliere il cibo qua perché non l'ho assolto. Ecco, vedi. La povertà. Ma come fai? Domani arrivano gli italiani, domani, eh. Metto l'estintore al posto del coro. Sai che te dico? Vado così. Dai, Imo. Ah, clicco non pronto. Ah no, stavo cliccando non pronto, cazzo. È peggio per te, Bacca bros. eh. E insomma, sta pizza da Michele, capito? Com'è sta pizza da Michele? È È buona! buona, oh, è buona, è buona. Anche se Dimmi te la mangi a Roma, è sempre buona uguale. qualcosa in romano, io. No, che dimmi qualcosa, che è un jukebox. Perché no? Io penso che tra
forse 2-3 settimane, se tutto va bene, vado a trovare mio zio a Roma e vado a mangiare una carbonara. C'ho desiderio di una carbonara. E ti porta a bacca a mangiare carbonara a Bologna. Ma te porta pure in fraschetta, riccia. Te porta sala di burtina, se fa un sì, sulla tiburtina, sulla casilina, sulla nagnina, come te pare. Necessito di carbonara però fatta bene. Eh certo. La carbonara fatta bene, che ci vuoi? Ma tu ci metti la pancetta, o il guanciale? Ci vuole il guanciale, ci vuole. Il guanciale, io la faccio con la pancetta. Non ci vuole il pecorino romano, ci vuole. Il pecorino, il pepe nero ci metti. No, ma il pecorino romano poi. Il pepe nero? Che puncica! Il pepe ce lo devo mangiare. Il pepe poco però, poco, sennò poi magari. Ma io invece preferisco un po' più sapore, col sapore deciso. Oddio. Sapore deciso. Una bella cacio e pepe che ha la cremetta. Perché io soffro di stomaco, no? Gli acidi, tengo le papille gustative a fanculo. No, se no te sapori fai troppo lievi non li sento. Te fai una serata in fraschetta che poi praticamente passi tutta la nottata a bere. Tra coppiette, porchetta e roba varia. Sottoli, sottaceti. Te fai tutta la notte a bere e a pisciare, a bere e a pisciare. Divertente. Cane, vogliamo andare? Che dici? Spero, fammi ricaricarmi. Però voglio sparare con l'elk. No, se n'è andato. Ma io voglio andare a bere, a pisciare, andiamo. Ah, se volete andare a pusciare. Anche quello. Ho fatto ricaricare, quello. Me coglioni. Guarda, ho ricaricato un momento sbagliato. No, non dite niente dei carri italiani che arrivano, non dite niente. Non vi sorprende più di tanto. L'ho visto già. Dicono che è fortissimo il. Oh, guarda quello! Cane. Ok, vabbè. Metteranno subito in vendita il tiarotto vipera. Cane, sta lì. Quello forse lo compro. Forse mi devo ispirare, però non mi ispira, non lo compro. Io vorrei comprare il copro. Il copro non è un serpente. Cazzo, non è successo. Perfetto, così. E chi è? Oh, c'è un cianfururlo. Lo vedo. Ragioni. Zepanze, perché mi ha mancato. Bravo, Zepanze. Ragioni. C'ho la torretta di Dio adesso. Un SS è troppo buco, quindi. Se lo prendi sulla. Da piazza. Stanno andando a sparare. Buono. C'è il Zepanze là che a forza vuole. Se si avanza un po' di qua. Torretta non mi bucano, mi sparano la torretta. Quella cosa bella. No, non lo buchi così. Così non lo buchi. Se esce solo di torretta così. Però se sale un altro poco lo puoi prendere dietro al culo. Eccolo. C'è il capozzante un'altra volta. C'è anche il cobra. Eccolo, sto scendendo. Andiamo a sparare a terra. Purtroppo c'ho. Purtroppo non posso dirti nulla. Però mi spara a terra. Si ricarica, purtroppo, mannaggia, c'è così un po'. Ho fatto un morocco al cobra. Tipo 115. Ci siamo. Guarda quelle sotto, guarda quelle sotto, mangia, mannaggia, sto ricaricando. Allora, traccamelo, cane. Cazzo, mannaggia. Ci carico 40, 43 anni e 99 minuti. Sta arrivando un elk. Oh, chi è qua? Sta riprendo. Qua, cazzo. Sei a 4,
Pesi, pesi, pesa. Digli. Aiuto, Bacca. Bacca, aiuto. Qua sto da solo. Potrei pure cambiare, però prima che arrivo. Direi di andarmene. Cane, inversione, inversione di marcia, inversione di marcia. Veloce, prima che sia troppo tardi. Troppo tardi, cane, sta troppo lento. Se ce la fai ancora. Aspetta, ce la faccio ancora. Fa niente che mi prendo 400 di danni in testa, sulla testa. Prorunno. No. No. Mi hanno spettato, ma che cazzo. Cazzo di Eric. Niente. Ce l'ho fatta. Non sono troppo abbastanza veloce. Non sono abbastanza veloce. Hai visto come dingo? Guarda come dingo, guarda come dingo. Beh, la prossima era rimanere là sto punto. Il cazzo così. Abbastanza cazzo. Vediamo il pack che sta facendo. Ah, fa monk. No, ho sbagliato proprio il numero. Oh, 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 shit, c'è un E3 là. Oh my god, oh my god, oh my god. Vai Bacca, vai Bacca. C'ho il cannone scarso. Vuole livellare, vuole i cingoli per mettere cannone quello decente. Manco quello buono. Ma è possibile che non spotto quelle tre lassù. Che roba è quello che fa, 7,50. Quello ancora, ci vorrà ancora di più. Quel cannone è... Quanto ci vuole per sbloccarlo, quello? Parecchio, mi pare... Vale 60k. Chi è che mi sta sparata dietro? Charfutur? Non ci posso fare. Ehi Giancarlo, buonasera. Sì, oggi andiamo in giro con la balenottera. Però mo qua ci sparano. C'è uno Charfutur bello. Ah no, non sta nemmeno nascosto, sta laggiù. Quelle tre là. Penso che non lo buco proprio nessuno. Le tre là. Preso ieri fresco fresco. Fresco fresco. Cazzo! Madonna! Madonna! Senti, mo vedo di andare via quel... C'è il futuro di merda che stanno prendendo le palle. C'è un oggetto che sta avanzando. Allora, c'è un oggetto che sta venendo dietro la tecca. Ok, è morto, perfetto. Se è il suo c'è il futuro agguattato. Adesso resta andando a aspettare il certo tour. Oh, non spotta. C'è un E03 che sta arrivando, Si è beccato un 7,50. Mi vuole. Non li trovo più, porco. Vabbè. C'è l'amore.
Cioè, quello è l'amore di un padre verso il figlio. Eccolo, infatti. Sta arrivando. Oh, mamma mia. Non so chi è stato, ma... Le tre... Grazie. È stato le tre qua solo che te l'ha ammazzato. Ma è una Red Bull in borsa. Vado a prenderla. Non c'ho nemmeno la lampadina, quindi qui se c'è gente che mi sta a guardare... Io neanche lo so. Non lo riconosco. Che sicuro c'è lo Shark Futuro che sta solo aspettando il momento giusto, lui è sicuro. Ah, sono due. Neppure un altro. Ok, è andata bene. Ma che facciamo? Da domani cominciamo a livellare gli italiani? Partiamo da sto tier 5? Ma che sei matto? Che poi il tier 5 non te lo regala, sicuro devi prima tramite il 4 devi livellare un po'. Sicuro non te lo regala, che non è che parti automaticamente dal tier 5. Ti farà fa qualcosa per... qualcosa per livellà. Eh sì, è già anche per forza, da domani. Vedi una cosa. Mettiamo a lavorare. Ok, non guadagno un cazzo, però va bene così. Ah, è vero, se uno c'ha un po' di roba io, infatti ce n'ho tipo 4.000, forse mi conviene tenermeli da parte. Non viene nemmeno da parte, così almeno magari parto direttamente col 5. Eh sì. Scopriremo solo domani mattina. Mi sembra che l'aggiornamento. Boh, mi pare che. Non lo so, mi sembra di aver letto che i server stanno fuori uso tipo fino alle 7:30 di domani mattina. Cioè, da stanotte fino alle 7:30. Quindi che ne so, sarà un aggiornamento bello corposo. Vediamo come saranno questi italiani, se fanno finalmente un carro italiano decente io mi metto a fare solo quella linea adesso. E beh, poi per noi è pure un po' una paraculata, perché poi mo buona o cattiva che non te l'apri la linea italiana. Per forza. A me manca solo il progetto e... Ma che solo il progetto e sto all'otto del progetto. Lo vedi, quindi alla fine pure se è così così va a finire che te la fai lo stesso. Io con Rino. Io almeno Rino, giocare Rino piace un casino. Quindi. Piace il pisellino. Io no. È stato con la vita. Vabbè, poi c'è anche il bisonte. In italiano. In estate italiano. Senti, io però non vado laggiù coi pesanti perché non c'ho il cannone adatto. Allora, non c'ho il cannone adatto, qui c'è apposta. Me lo devo far crescere un pochino, capito? Adesso mi organizzo, me lo faccio crescere un po'. Questo però sto BJ vuole che vado con lui, mi sta pure a spingere. Dice no, vieni con me, tranquillo. Non succederà niente. No. Ma che fuoco. Ma io voglio andare a caccia di gran vaga, ma non posso. Madonna sto caro. Si vede che c'è il cannone del gran vaga. Si vede proprio.
Ah, non so se spinge perché vuole far simpatico, mo vediamo. Ma mi stanno sparando gli HE in blind. Bravi. Ah, già si perde 3-0, fantastico. 4-0. 4-0. Aspetta, sono morto giusto in tempo. Ti guardo il 5 e sono morto giusto in tempo. Giusto per dire, vabbè, spendi questi soldi. Gli fa il pelo il mio. Bo 5-0, ma sì. Quindi, ma quando ce lo facciamo un IS 7000 HP? Vediamo, mo sta settimana finiscono gli sconti sul ramo americano e francese, vediamo a Wargaming. Perché poi stai facendo il pesante con un medio, ma noi. Oh, ci abbiamo uno scout. Vabbè, quello se lo mangiano quelli, va. No? No, non credo. Non è voi. Porca puttana. Colpo, lo sono riuscito a tirare finalmente. Non vengono qua. Il cupolotto del 60 TP è proprio di adamantio, cupolotto di adamantio, Più basso. Oh, adesso lo buchiamo solo. Oh, vedi? Non viene. E quando fa il proprio lavoro, che bravo. Meglio non avvicinarsi. Ma stessa velocità del proiettile? No, dove va? Il Foch si lancia all'attacco il Foch. Porca troia, sta pure dell'acqua. Mi sa che se l'ha schiattato quello. È caricato il gold, spero. Col cannone del merda sto andando tutto a gold, sto andando. No, dico Emanuele. Ah. No, ma qua non becco un cazzo, non è inutile. È un minuto, scusa. Anzi, beccano loro a me perché non ti vedo. Sono 7,50 così. Coglioni. Okay. E coglioni. E coglioni. Ha fatto l'esplosiva l'FV. Beh, non lo spotto. Come se la cavano qua dietro? C'è un STP. Qua dietro stanno tenendo, dai. 95 la che. L'ha bucato, perfetto. Guardino, bastardo, vediamo se riesce a spawnare un altro colpo. Tiro 85, nice. SSTB, sta giocando benissimo. Perfetto. Vai,
Z ha sparato, non mannaggia niente. No, non mi piace questa posizione. Quanto ci mette a caricare l'FV? 4005? 24 secondi, cioè. Allora, se STB sta attivo, cioè, sta vincendo lui la partita, praticamente. Dai. Dai. Ah, niente, mi ha fottuto. Mi ha fottuto, ben benino. Tutti schiattati? No, io sono ancora vivo. Mano è vivo, fermate, mano è vivo. Torno in battaglia. Sto tenendo il fronte. Sto tenendo il fronte, cazzo. Dai, a cazzo duro. Posso fare nulla, io da qua non mi posso muovere in nessun modo. Vabbè, mo ho preso il cazzo, ma mi ha lasciato un degno amico. Dai, io preparo il caffettino. Ecco, vedi? No. C'ho del giro di carico. No, guarda come arrivano. Guarda, mano, c'ha già pure il posto, cioè c'ha la toilette proprio, guarda. Vabbè. L'ultimo sopravvissuto, anzi l'ultimo morto per questo sopravvissuto. E volete fare qualcosa pure voi? Volete fare qualche tier? Cioè, avete qualche preferenza? Ah, io devo fare 9 io, quindi sono la preferenza fuori. Del caffettino! Il caffettino tattico, core so. Ah, volevo vedere cosa c'è nelle permute. 1400 danni ho fatto l'STP. Ci vado proprio. Addio. Allora, fammi giocare questo. Solo l'AF mi aumento, quindi preferisco sto parlare. Aspetta un attimo, non prendere. Vado, sono cosa. Battaglia allora. Ah, però sì. Vai, certo. Eccolo. Devo vedere le permute, devo vedere cosa danno, perché c'è un carro che voglio togliermi dai coglioni, vedere cosa posso prendere. È buca 105 l'H dello standard B. È buono, no? Ma 105. Tu ti... non mi ricordo. È buono se lo prendi, se gli spari sul culo. Che almeno gli mandi pure a fuoco i serbatoi. 4,40 di alfa invece di 3,60 di colpi normali. A 3,40 per 3. Le 3 di danni. Non male. Not bad. Faccia passare mappa. Uomo baguette. Ehi, c'ho il cannone. Oh, zitto, uomo baguette, zitto. Persone che giocano a pietra, ti hanno pure baffato. Il carro troppo scarso. Carro francese, che schifo. No, hanno baffato l'8. L'8 era una merda. Pure il 10, mi sembra. E il 7 hanno baffato. Solo quello che c'hai tu era scarso e l'hanno lasciato scarso. Il 9 era forte. Era forte ed è rimasto forte. A me non te, vabbè, a me piace abbastanza sto carrettino. Quindi. Chi viene? Vieni a prendere un po' di. Un po' di sano danno. Dimmi danno. Oh, questi arrivano. Chi viene? Cercare da leone più veloce. Non è vero, scherzo. Quelle 75 lì non mi piace. C'è una pitone che sta arrivando da te, Tutti da me sta devendo.
che stai fase, come si mangia? Ah, va tutto gold, bravo, bravo. E vabbè, mo gioco. Giochiamo a quanti rimbalzi farò sul colotto delle 75. Ma ha distrutto le fasi, eh? Ma disintegrato. Si può andare a sparare, ma disintegrato. Se c'avevo un G-Panzer 100 è qua sui fianchi della cupola. Primo avvocato. No, sotto quello del suo. Vabbè. Oh là là. Devo giocare più dietro. Giocare più tranquillo. Ma prende un po' d'acqua fresca, mo. Te che dici lassù, Alex? Non stai a combinare niente? O stai a combinare qualcosa? Ci provo. Ecco, ecco, ti vengo a vedere. Ecco, non sono un carro da cecchino. Standard B. Madonna. Standard B. Madonna. Però col proiettile standard fai 268, di penetrazione. Madonna santo. Madonna immobile. Vabbè, oh, continuiamo, devo dire. Guarda, io sto facendo un buon lavoro a dingare. Solo quello sto facendo. Allora, prende un po' d'acqua fresca. Cobra non è un serpente. Sono spavato per terra. No! Rimbalzo in piena testa ogni volta. Ma che è sto rimbalzo sulle teste della gente? È un'abitudine ormai. Quanti colpi d'arte sei preso fino adesso? Non mi dire nessuno che non ti credo. Mannaggia, qua ci voleva. Ah, finalmente l'ho bucato quel pezzo di merda. Vabbè, io sto a fare danni d'assistenza. Ma un colpo sono riuscito a dare. E volevi. Volevi. Ah, ragazzuoli, ma avete visto i video che sono usciti su Nedved? Su che? Su Nedved, Pavel Nedved. Ma che? Pensa roba. Minchia, pallone d'oro. L'ex giocatore della Juve. Non ti rendo col calcio. Usciti di video che cammina tutto storto, come se avesse bevuto sto mondo e quell'altro. Che ha zoppato. Ha bucato il cupolotto così, gratis. No, un po' più in alto, vedo. Niente, quello non te lo spotta il Cobra, si è spostato, non sta più lì. Il progetto che fa? Si affaccia? Ho spostato per fuck. Il lobby J? Ma che è sta gente? Cioè, escono, non prendono nemmeno la mira e mi prendono sul cupolotto. Dov'è? Dov'è sta gente? Cioè, voglio capire come fanno. Escono da dei ripari così. Sono raccomandati. Prendono in pieno cupolotto. Cheater, mirare, cheater. Sono dei cheater. Io devo mirare per rimbalzare i cupolotti. Sono dei cheater. Hai visto? Mo fanno l'aggiornamento col cingolo che si srotola. Che è il cingolo che si srotola? Praticamente vedi anche l'animazione del cingolo quando ti traccano. O tu tracchi qualcuno, insomma. Guarda quel VZ55, distruggilo. Vai, no, finiscilo. Adesso non c'è più. Orca puttana. Vabbè.
qua sopra. Vabbè. Cioè, c'è rimasto il progetto lì. Per Cobra se ne dovrebbe essere andato. Cobra non è un serpente. Ricordo. Un pensiero indecente. L'oggetto sta di là, il Cobra si sarà nascosto da qualche parte. Sì, il Cobra sta imboscato lì, sì, sta imboscato lì sulla colonna zero. We have his one lì, on his respot. No. L'FS1 sulla cupola solo con le esplosive gli poi dar rogna, eh. La torretta non gli fai niente. Penso, fa un po' vedere, tu c'hai 268. No, non posso toglierla sta cartella. Tu c'hai 268 e la fase c'ha una cupola a 290, non gliela buchi. Che cosa, le vedi lo buchi sulla cupola? Scusa, sì. Voglio dire sulla torretta, non buchi la torretta. Oh, mannaggia la madonna, sta neve di merda. Hai capito? Sta neve di merda, porco Dio. E sto carro rottame. Ah sì, è rotto, è scivolato proprio sulla neve del cazzo, non mi ha fatto tornare indietro. E come inutile che spotto quelli là, tanto non sono risparmi. Magari quando decidono di pushare. Guarda, ma fai proprio il giro, che quell'OBJ 780, anzi no, resta dove sei, sta a venire lui. Ma che mi è sparito, che cazzo. Eccolo, vai! Oh, non c'avevo grande presso, mannaggia, il Cristo. Cazzo, quello si sta a buttare addosso. Dio di ritirasse, di farlo venire avanti. Eccolo, eccolo. Cazzo. Oh, bella. Bella. Vai, cambia tutto. Vai a giocare con quell'STB, va. No, meglio che mi spotta, io sparo. Ma mo là non spotta più nessuno. Spotta lui. Abbiamo aperto un lito, siamo fermi. Siamo immobilizzati. Abbiamo riparato il cingolo! Cingolo sistemato, muoversi! Vede qua il giro, però. Ah, ecco la Cobra! Mo si fa fottere dal Cobra, non si più, vede? Si fa fottere dal Cobra. Diede, aspettate che stai arrivando. Che fa, sono il clacson, non so. Aspetta, pipi, c'è il carro col clacson. Però se sto pensando, sarebbe che cazzo, tipo mettere il clacson. Sì, beh, a quel punto metti pure tutte le suonerie personalizzate, capito? Metti quella di Hazard. Sono classico. Ce l'avevano, penso. La che fa pere. Oh, vedi, Giancarlo si ricorda che c'era. C'era il clacson. C'aveva il clacson. Ho detto bene, Gianca, ho detto una cazzata. Cioè, anni fa c'era il clacson sui carri. Funziona, è fantastico il clacson sui carri. Ah, una patch, quindi no, ma quindi non ufficiale, quindi. Non ufficiale. No, parlo di cose ufficiali. Aspettiamo, domani vediamo questo semovente bassotto. Ma non è un serpente. Vai, si è mosso il Cobra, vai. Tanto l'artiglieria starà lì all'angolino, in a zero. Valla a prendere, vai a prendere l'artiglieria, va. Vabbè, l'artiglieria, però. Tanto quella sta all'angolo della mappa, sicuro. Tanto per aiutare quel STP. Ma se no dopo tanto te la trovi de spalle, te la trovi l'artiglieria. Ah no, eccola, sai. Vai, mangiala!
Vai! Oh! No! Oh, 95! Porca troia! 1-1. Anzi, era tosta quell'artiglieria, eh? Sono voluti due colpi, eh? Come faccio 3 qualcosa di alfa, cazzo, per io. Vabbè. Che vogliamo fare? La vogliamo finire di vedere? Tanto qua però aspetta, qua ci sta l'E100 che campera. Cioè l'unico che si muove è l'STB. Sì, ma ci devono fare una botte però, sono arrivati. Passo 260. Mazzo, l'E100 è quasi morta. 55 secondi là, forse l'STB. Oh, grande STB, ce l'ha fatta. Ragazzi, non ho fatto a tempo a vederlo. Come si è fatto 55? Sì, no, dico non sono riuscito a vederlo. 2 minuti. Ehi. Comunque sta fase ha fatto il macello, eh. Tanto può pure sparare più o meno la fase, a inizio partita si è piazzata lì e ha fatto sempre quel lavoro lì, scollina spara. L'artigliera potrebbe sparare lì, per esempio. Infatti lo penso pure io, perché tanto più o meno sempre lì è stata la fase, eh. Come dico sempre, è inutile parlare con le artiglierie, non so se lo so. Secondo me darti sono proprio. Come te l'ha sparato, no? L'E100 c'ha paura che appena esce fuori e spara il progetto. No, se n'era andato la fase, porca puttana. Non so se ce la può prenderlo. Come l'STP si via il cazzo, però, secondo me. Pure il progetto, ecco, l'ho spuntato. Però... mo il progetto dove sta? Ma l'arte non ce la fa sparare là dietro. Però potrebbe o blindare il progetto, l'artiglieria. Farebbe una cosa molto a destra utile. Il progetto, cazzo! Porca puttana! Ma l'S... Vediamo se ce la fa ad ammazzarlo. Dai, ma lo sapeva che il progetto stava lì, cazzo! Bravo, io, vediamo se ce la fa. Non ce la fanno, 4. Ce l'hanno fatta! L'ha fatto! Mamma mia! No, non pensavo, eh! Guarda, 2 secondi mancavano! Non pensavo proprio! Non pensavo proprio, assolutamente no! Si sono veramente euforico. Ti ricordi quella che usciva nelle pubblicità? Quello... sì. Sono veramente euforico. Ma quando fai 750 euro? Ieri avevo la Panda, oggi ho la Ferrari. Ma io lo sai che l'ho visti pure, non quello lì, però sti personaggi qui che... Andai una volta in corso, stavo senza lavoro, allora un amico mi disse guarda c'è un corso, c'è un'opportunità, una cosa, dico vabbè, dico tanto non c'ho un cazzo da fare. Quando sono avviato? Dico andiamo. No, era pure gratis, no, perché era, sai, tipo precorso che poi ti volevano vendere il corso, capito? Tipo per iniziare dicevano devi comprare qualcosa di 200 euro. Chi è Galasso? Ciao Galasso, benvenuto. Galasso, non funzionava. Praticamente tu considera che questo paraculo che ha fatto ci ha fatto aspettare lì vicino all'ingresso dell'albergo. Ciao Galasso, dici così più o meno quant'è che giochi a WOT? Così, un anno, 2 anni, 12 anni da quando è stato fondato, un giorno. E che stava a dire, ci ha fatto aspettare all'ingresso dell'albergo.
un albergo tutto extra lusso, ovviamente, perché questi devono vendere l'apparenza. E è arrivato col Ferrari. È arrivato col Ferrari e si è messo a sgasare davanti all'ingresso. Poi è sceso. Vabbè, sono venditori di fumo, sono venditori di fumo. No, io sapevo. Cioè, a quel punto sono rimasto lì per farmi due risate, no? Per capire fino a che punto si sarebbe spinto, capito? Tu gli dovevi dire, scusa, mi fai vedere il libretto della Ferrari? Sì, capace la Ferrari è uscita dal parcheggio dell'hotel, è andato lì all'ingresso e poi l'hanno rimessa nel parcheggio, capito? Sì, secondo me era noleggio, capito? Non poteva solo sgasare un po', perché sennò consumava troppa benzina. Ci ha raccontato tutte quelle cazzate, sì, del tipo sono veramente euforico, fino a ieri avevo la Panda, capito? Quindi c'è voluto solo per atteggiarsi, non ha detto nulla di... No, no, ma come no, come no, ha parlato per, boh, 2-3 ore ha parlato, come, mamma mia, questi sono... No, politici mancati, questi. Questa è gente che non ce l'ha fatta in politica, capito? Senti, ma tu la segui un po' la politica? No, ormai guarda, veramente dopo l'inculata presa con i 5 Stelle. Ma non ho capito che ha fatto di mai. Cioè, è uscito dalla 5 Stelle, ha fatto un partito suo, non capito niente. Ma sì, questi tutti i gran paraculi, no? Addirittura ti ricordi la storia il mandato zero, no? Perché loro avevano detto due mandati e poi a casa. Sì. Poi dice no, è il primo mandato, è solo de prova, non lo contiamo il primo, capito? Vabbè, comunque è tutti a prendere la poltrona. Sì, 5 Stelle, solo un fumo negli occhi, 5 Stelle. Sì, ci abbiamo creduto, per carità, ci ho creduto pure io. Mi sento un po' un coglione. Io ho creduto a tutti, ma io pure a Berlusconi ho creduto, sono proprio l'elettore credulone, capito? Meno male che sì. Il prototipo dell'elettore da prendere per il culo, capito? Ma tu cantavi anche meno male che Silvio c'è. Vabbè, dai, però quelle musiche uno può anche essere anti-berlusconiano, ma cioè il sistema è geniale, Cioè il sistema, cioè quello va riconosciuto, Quello io penso che anche un anti-berlusconiano, cioè, riconosce che il sistema per accalappiare voti è geniale, eh. Oh oh, 1.100, che gli racconto? Ah, vedo che state un attimo nella merda lì. Vedo che me ne devo andare un attimo a casa proprio. A casa, ai 5 Stelle, ecco qua, non mi fanno a pezzi. No, vabbè, ma i 5 Stelle penso che ormai spariranno. Ma telepita al cazzo, sto su 130, si messo davanti ai coglioni. 5 Stelle penso che spariranno, capito? Sparire, e basta sparare, cazzo. Oh merda. Ciao amico. Si è perso proprio tantissimo. Adios. Fammi leggere Galasso che dice. Account da 6 anni. Aspetta, mettiamo un attimino pure Alex con il mitico Sharp Tour. A te però ti conviene sta sopra al castello, Alex, che tu da sopra li puoi inchiappettare per bene. Diciamo all'acconto dei 6 anni, ma ho giocato se no 40-50 ore. Ah vabbè, quindi proprio, vabbè, alla fine poco, 40-50 ore. Da me una che ha preso il posto nei 5 Stelle si è spostata subito nel gruppo misto. Ah, dici, ok, dici per non versare, perché sennò loro dovevano versare la metà al partito. Chi è questo? Get viewers. Ah, il mostro sta libero, questo lo famo subito secco. Ah? Guarda quel tarto, ma il T28, il T28 ha bisogno di montare i paraocchi. Banna. Sto ricaricando, porco Dio, non posso aiutare a quello. Il T28 ha bisogno di montare i paraocchi. Anzi, scusa, ma anche i paraocchi, I soldi, comunque, i soldi, il potere, corrompono tutti,
Per questo, infatti, era interessante l'idea dei 5 Stelle che dice, capito? Cioè, la politica non come un lavoro. E era interessante il concetto perché comunque una volta che stai lì dentro, cioè, i soldi purtroppo fanno gola a tutti, fanno gola pure ai ricchi. Che uno pensa, la gente ricca non viene corrotta, invece no. Invece anche chi... Ania, perché non vai e ti carica il CS? Ah, non lo sapevo che si carica. Lo ricarico pure io. Perché l'idea degli stipendi stellati dei parlamentari, dei politici, è proprio quella di dire se sei ricco sei incorruttibile. E invece no. No, no, è perché il ricco, quanti più soldi ha un ricco, ne cerca sempre altri. Esatto. E poi c'è la corruzione, può essere anche quella di offrire sesso, capito? Non necessariamente sono soldi. Oh, arrivano tutti! Acciamaron! Grande Luna! Oh, hai visto Luna? Allora domani, domani arrivano gli italiani! Dovrebbe esserci. Ce la facciamo, questo ce la facciamo a vincere. Vediamo se le guardi ci può ammazzare con 2-3. No, a sto punto, cioè, voglio dire, visto che è scientificamente dimostrato che tanto poi chi entra in politica fa una finaccia, e allora a sto punto facessero così la cosa dei 2 mandati, 3 mandati e poi via, basta, cioè non deve diventare un lavoro, capito? Deve essere come andare a fare servizio militare, capito? Te fai quel periodo e poi basta, è finito. Come era una volta a leva. La pushava questo Type 61. Il cazzo. TVP. TVP, girati, Leopard, girati. Donna. Peccato, il Cobra voleva inchiappettare le spalle. Ah, ce l'ha fatta. Vai Cobra, quanti colpi c'hai ancora? Ma il Cobra ci ricarica in 1000 secondi. Ma Leo, mamma mia, sto Leo è proprio... Attenzione, Cobra contro 2, mo questi se lo vogliono fare il triangolo del Renato Zero, io vogliono fare... Il Leopard dove andava su... No, oddio, gli dal fianco. No. Vai, scappa Cobra, scappa! No! L'hanno preso, cazzo! Sicuro stai in ricarica, non può fare un cazzo! Sì, dai! Noi da qua non possiamo vedere se stai in ricarica. Cioè, quanto gli manca per ricaricare? No. Quanti ce n'è il Cobra? 4? Sì. Boni! No, non è 4, cane. 4 colpi, no? O 5? 4. È come entrare in un fiume d'inchiostro. Non ne esci pulito. Bella, mi piace sta metafora. Non c'ha 4 colpi, comunque. Craxi, caro vecchio Bettino. Caro vecchio Bettino che poi ha pagato per tutti. Caro vecchio Bettino. Caro vecchio Bettino, eppure se vai a... cioè nonostante quel periodo c'era, diciamo un'Italia corrotta, cioè, ma non che adesso non ci sia, in quel periodo lì, però se tu vai a vedere l'economia italiana era tipo tra le prime 7 al mondo. Cioè il PIL tirava come le bestie. Mi ha fatto pareggio. Si alzi chi non ha avuto nulla. Spara di merda sto qua, bro. Cioè, come ha fatto pistare? Sì, no, appunto dicevamo Lunar, a sto punto... Niente, stallo. Sì. Che volete fare, un altro giro de 9? Tanto io per me sto, io se no vado sempre avanti con sto 9. A me mi chiami a nozze con il 9, che devo fare solo 9. Pure io devo fare solo 9. Cioè, non è che posso pure fare qualcos'altro, però se. Come fare?
Io c'ho 5. Mi devo pigliare il progetto. Mi devo pigliare 4 carri 9 da fare. Progetto 65. 4 colpi. Progetto. 4 colpi nell'autocaricatore. Lady. Via. Io devo controllare il francese. Che lady chi è? Il cane? No, il cane c'ha. Modo sbagliato di la gente. È la mamma. Col nome. Mo' spengiamo il computer a mano, eh. Amazon, spegni la corrente. No, Alexa, spegni corrente. Un nome particolare per spegnere la presa, ma non è la presa del computer. Sì. L'attaccato il ventilatore, il cavo del cellulare. I cavi del cellulare. Alexa, accendi luci. Alexa, accendi pioggia. Alexa, accendi luci cameretta. Signori. Alexa, formatta il computer di Emanuele. Lontano, mo' attaccate. Ah! Alexa, formatta il computer di Emanuele. Cazzo, quello ci penso io ogni tanto, tranquillo. Alexa, invia 500 euro a questo IBAN. IT 500 13 44 57 88 2103. Grazie. Dice Giancarlo, Alexa, di chi sei? Ma io mi ricordo sta cosa, chi sei tu? Quando uscì il telefono della Nokia con l'intelligenza artificiale. Con dentro il software dei Windows, questo in pochi sa ricordano. Io dissi, cazzo figata, oh, dico lo smartphone col software dei Windows, subito, comprato subito. E c'era dentro, c'era Cortana. E alla domanda se gli dicevi chi sono io, il telefono rispondeva con una voce femminile: sei il pisellone mio. Cortana la puttana, Cortana. Peccato, è stato un bel esperimento. Vabbè, erano avanti. Vabbè, c'era gente, hai visto, gli dice Alexa, lavori per l'FBI? E la gente, hai visto il paradigma? No, lo sai, se gli dice Alexa, parla in corsivo, quella fa ciao. Mamma mia, ma comunque la gente si inventano le cose. Si inventano le cose. Intanto quella persona con una cosa inventata ha fatto tanto, eh. Oh, magari che mi passano davanti tutti, non riesco a sparare niente, mannaggia. Tanto lì c'è bella gente, le PR. Questo mi esplode, ma non è esploso, va. Ti copro io, dai. Vaffanculo, ho coperto questo. Volevo salvare questo. Oh, io in tutto questo sono sempre nello stesso punto e nessuno mi sta bucando. Madonna, sto carro quando copri l'unico punto debole così. Esci fuori pezzo di me. Non lo buco Topolino. Oh, lo buco. Guardalo che cazzo sta facendo, impazzito fragico. Perfetto. Bucato. No, copriti da me quando ci stanno altri 300 sulla destra. Senti, ma quelle 100 mettiamo esplosive. No, niente, è già andato. Io voglio andare a ammazzare quei tizi là dietro. Devono morire. Guarda quanto cibo. La tartaruga che attraversa. No, non scappo via. Non mi riesco a via. Ah, sti muretti scappo non si buttano giù. Due. Uno. Scusi, lei? Via. 4. 3. 2. 1. E là. No. Riga. Ok, via. Finitelo un posto, coso. Sta a sparare pure le BR.
Affanculo! Ritorna nella comfort zone. C'è l'EBR che mi spara. What the fuck? Ok. Vado. Andiamo. Ok. Mio. Bella. Grande mano. Ah, arti di merda. Via veloce, cross veloce. Voilà. No, no, proprio cappa di merda. Allora, qua siamo messi proprio malissimo. Ti sparano, vai avanti, vai avanti. Bacca, devi andare tu adesso un pochino avanti. Vengo io? Ma c'ho il cannone scarso, Ma niente, dobbiamo pushare per forza. Siamo messi davvero male. Dai, c'è quello scout, se gli spara sul culo abbiamo svoltato. Siamo a stero K qua. Ne ha fatto il proprio lavoro. Bravi ragazzi, top! Siete il top del top. Quel charfoot che mi ha sparato due colpi, ma mi ha spottato. Capo, vabbè. Cappiamo. Non è finita, tanto. Leggero, tutti 30 singole, leggero. Dai, NBR di merda, dai. Ma mira prima di sparare. Mi sono perso un po' di cose. WinPhone era meglio. Beh, perché non facevano le app. Ma cazzo, io ce l'ho avuto. Alexa, Cortana. Lo so, però Cortana è storica, dai tempi della prima Xbox. Stava lì Cortana. Ah sì, vedi, Lunar infatti suo reward l'aveva scritto dopo. Un omaggio a Xbox e Halo. Grande Halo. Capolavoro! Il navigatore di Google, sai, ci ho fatto caso. Oh, 10.000 di Xbox, così si va. Sì, si va. Perché 13.000? Una buona partita. Aveva sbloccato qualcosa. C'ho dei bonus meno attivi e non lo so. Vabbè. Devo fare altri 100.000 di exp e prendo il 10. Io devo andare a mangiare, dimenticavo. Dimenticavi? Cioè, t'ha detto lo stomaco, t'ha detto. Esatto. Divertito, devo andare a mangiare. Come so? Sono le 2.10. Va bene. Chi c'è? Giancarlo, dove fa un giretto? Sentiamo Giancarlo che dice. Mettiamo il cannoncino, che ne abbiamo bisogno. 9, aspetta un attimo il 9. Un primitivo qua. Doc. Va bene. No, io voglio... Aggiungiamo primitivo Doc. Allora, aspetta, faccio un attimo sci Alex. Ovviamente se poi il buon Alex se dovesse rientrare facciamo riusci primitivo e rientra Alex, però intanto facciamolo uscire. Escludi dall'unità tattica. Primitivo Doc pronto a entrare. Eccolo. Primitivo Doc. Mo vediamo.
quello che ci fate fa. Io quanti bonus l'ho usato, i bonus di giornata? A meno che pure Manu, te che fai Manu, continui a spingere sul 9? Oi Manu? Ecco, è andato, pure Manu è andato a mangiare. Oh, fa caldo, devo abbassare il condizionatore. Mamma mia. Devo abbassare il condizionatore e mi devo pure andare a tagliare i capelli. Se pensi che io ce l'ho lunghi, ma... sempre lunghi, me li rasso solo nei lati. No, vabbè, ma l'estate non te li fai corti? Ma sei un pazzo, no. Sei. No, sono un pazzo. Lo fai, so. Le gocce di sudore proprio come palline da golf. Tranquillo. Do anche in inverno io. Aspetta un attimo, mo che gli ho messo i cingoli, però posso rimettere. Che gli mettiamo? Le sventoline. E gli mettiamo anche il caricatore. Ok. 95 è bello bello, Ah, vabbè, a quell'altro non c'è il turbo pure, sì, c'hai ragione, ci starebbe bene pure il turbo, C'hai ragione, però mo 600.000 non li voglio spendere. Aspetta un attimino, quando ci restanno gli sconti. Ci sta bene pure la turbina, certo, perché sto carro è troppo lento, come tutti i carri super corazzati. Ma io Bocciardi, va, sì. Con ottiche e caricatore gli metterò, farei questa cosa. Ottiche? Ma sai che ho visto ultimamente ai carri, ci sto mettendo a parecchi carri, sto mettendo le ventole perché aiutano tanto l'equipaggio. Anche se, cioè, non è che sono fondamentali, perché potresti pure non metterle. Ma se già hai un equipaggio decente, sinceramente preferirei. No, ma io non ce l'ho l'equipaggio decente. Cioè, tipo, non mi sembra nemmeno due skill. Infatti, io sul mouse, perché non lo sto giocando. Sul mouse, poi gli tolgo la ventolina. Ce l'ho la ventolina sul mouse. Ma una volta che c'è 5 skill a tizio, forse 5-6, non lo so. Ah, Giancarlo. Giancarlo, se vuoi, ti mandiamo l'invito su Discord, Anzi, Manu, tu che sai tutto, ma c'è un link per spammare la stanza del Discord? Ma in teoria, se vuoi invitarli nel server, c'è la possibilità di creare un invito permanente, cioè un codice permanente. Tu, quando vuoi, fai il comando su Discord, cioè su Twitch, un esclamativo Discord. E sei a posto. Cioè io mo ti mando l'invito. Tu lo puoi fare, no? Perché c'è il ruolo da admin. Tu, se vai su Discord sul nome del server e fai invita. Vabbè, fammi una cosa, Giancarlo. Allora scrivi il. O casomai al prossimo giro. Però intanto, quando c'hai tempo, scrivi il tuo nickname su Discord. Capi, tu puoi generare un link di invito permanente che ti dura per sempre. Tu fai il comando su Twitch e sei a posto. Okay. Quindi quando qualcuno fa punto esclamativo Discord, però poi se la gente si comporta male li posso pure togliere dalla stanza. Esatto, puoi proprio bandirli dal server. Ah, perfetto. Ma cioè, giusto per sicurezza, capito? Tu già, se puoi entrare in queste stanze qua, significa che sei il ruolo d'admin. Vabbè, ma tra di noi ce l'abbiamo tutti, questo è un server, sì, proprio, sì. Poi bene o male chi, no, giusto, capito, se qualcuno non esagera, ce l'hanno, ma sono per gente così, capito? Allora Giancarlo, quando vuoi scrivici il tuo nickname Discord, io posso inviare il coso, il link, lo copio, metto limite di un utilizzo e buono. Ah beh, allora se vuoi Manu, se no spammalo tu. Ah, ti invio un link solo così. Sì, sì, mettilo, poi se vuole entra pure qualcun altro di quelli che stanno in chat, non c'è problema. Ah, metto che dura un'oretta. Copia.
Io lo metto su, lo copiate su così. Mi siete a posto. Poi se faccio io le modifiche ai ruoli del caso qui. Se mai ci spostiamo, chissà cosa. Ok, Giancarlo, Manu ha messo il link, Su Twitch. Dura un'oretta, siamo a posto. Ah, perché puoi anche impostare quanto tempo dura, è automatico. Puoi impostare anche il numero di utilizzi. Se un tot di persone lo utilizzano per entrare, dopo 50 usi diventa inutile. Puoi fare quello che vuoi, quello è molto comodo. Quante cose non so. Poi c'era anche un altro programma simile a, che non mi ricordo più il nome, era simile a Twitch, però potevi fare la streaming dello schermo, potevi streamare lo schermo al massimo della grafica gratis, invece qua devi pagare. Però non me lo ricordo più il nome. Non esce nessuno, sono tutti camperati come le merde. No, invece c'è qualcuno. Non voglio prendermi la bega delle qui in testa. Gira. Chi c'è? C'è qualcuno? Ma perché mi metti gli H in sto cazzo di carro? Vabbè. Devo tornare dietro perché c'è un leopard là, e infatti lo sapevo che mi sparava quel leopard. Vabbè, sì, siamo 2 a 5. Ma abbiamo perso un lato importante, mo ci troviamo la gente. Là. Siamo la gente che ci spara da fianco là. Vado io dietro a dare un'occhiata, va. Cazzo, ho il T30 nel culo. Posso, anzi no, nel fianco. Ma sembra. Credo di essere entrato sul Discord. Allora parla, Giancarlo, se sei entrato sul Discord. No, ma non puoi entrare sul tuo. Mo c'è molto spostare. Spostato. Ma qua ha detto abbiamo perso il decreto. Ah, cioè, intendevo se sei entrato lì nella stanza. In sala d'attesa, quindi che fa? Va autorizzato tipo l'entrata? No, in teoria nessuno può entrare, come ci spostiamo noi. Proviamo, aspetta. Tanto muoio. Quindi lo faccio, lo vedo io. Allora, sala d'attesa. Ah, lo devi spostare nella stanza, quella dove siamo noi. Ciao Giancarlo! Aspetta, non ti sente? No. Allora, riprendo di mettere il ruolo, perché non so come impostare un ruolo proprio, quindi... Vabbè, però Manu gioca... Ah, perché se... Gioca prima, dai, lo fai dopo, durante...
Ho già fatto, Mo può parlare tranquillamente. Manu fa tutto. Sono multitasking. Pure. E c'ho talmente poca vita che veramente non mi posso muovere da qua. E c'è l'eco, Madonna. Sì. Perfetto. Okay. Allora stacco la live perché sennò. Ecco Giancarlo. Vabbè sì. No, ma noi già abbiamo chiacchierato, Giancarlo. Qual è il nick tuo su sul Discord? Io non mi sento. Che è Freak, che è? Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Perché non mi sento? Noi ti sentiamo. Eccola. Cioè sta. Sì, voi mi sentite, però io non sento le vostre voci. Non ci senti? Prova. Sento i suoni di Discord, ma... No, però quando mi mandi messaggi sento il... Senti il suono del gioco, cioè di quello nostro. Ma cazzo, ma io lo vuoi? Il ding del messaggio che mi arriva. Ah, aspetta, fammi curare una cosa. Ma lo sposto a distanza, fammi te una stanzata. Stardi, che è successo? Che è successo, gente? Quello mano del sacco. Porca trota. Niente, ci hanno accerchiato. Abbiamo messo dentro Giancarlo, Ma tu già hai mangiato, ma che fai? L'hai spaghetti, l'hai bevuti, che hai fatto? No, non era ancora pronto. Ah, mo vai a mangiare, mo tra poco, sono le 2:20, sei arrabbiato, gli hai detto, mamma, ma che cazzo? No, ma hai chiamato come al solito, non era lì. Era una trappola, era una finta. Esatto, una trappola. It's a trap. Quando sono uscito non aveva nemmeno buttato la pasta, quindi ah, ma io sono uscito, Manu, ma te stai ancora in battaglia? No. Mazzo. Ma perché perché sei spostato giù, Manu? Ah, pure so, 2:20. Vabbè, ma tu che fai? Quindi mo tra poco mangi, allora, Alex. Sì. Okay. Ogni tanto. No, abbiamo risolto che ogni tanto Discord è rincoglionito. Perché state facendo i gay qua? E vuole che reimposta i dispositivi di ingresso e di uscita. Okay, tranquillamente. Okay. Vabbè, possiamo rispostarsi nella stanza del bacco, quindi è solo per fare un test così. Ma qui non funziona un cazzo! Vabbè, ma qua sta nella stanza perfetta, non ti preoccupare. Ma tanto una stanza vale l'altra, che ci frega. La stanza perfetta è quella sulla merda. Allora, ecco qua. Ecco qua, stanza delle D-Boy per Emanuele. Pronti? Ma dove io in questa stanza ci sono signorine? Non ti dimenticare che io qua dentro sono il dio supremo. Calma. Non ti dimenticare mai. Già subito manie di grandezza, capito? Manie di grandezza che c'ho. Mille. Ecco. Sei solo un pisello, un pisellino. Mouse, tanto è dio supremo, non si muoverà mai quel nome. Sei solo un pisellino, sei scemo. Alex, dice, faccia rosicà, che sta a preparare mamma, che sta a preparare? Sta facendo il guanciale con... Ah, facci. No, sta facendo la pasta delle lenticchie. Ah, oggi vai così allora, No, la pasta delle lenticchie è buona, ci mancherebbe che non è buona. Ma la mamma te la fa perché ti fa bene. Perché è buona e ti fa bene. Contiene il ferro. Invece se ti faceva la carbonara era solo buona, invece le lenticchie è buona e ti fa bene. È buono lo stesso. Le lenticchie sono chiamate il ferro dei poveri. È certo. Ma noi siamo poveri. Mi ricordo un film in bianco e nero con Totò
Era Totò e quell'altro romano che non mi viene il nome. Non mi viene il nome, quello è bello corpulento, è il fratello della sorellella. Aldo Fabrizi, c'era il film che uguale, erano poveri, dice che c'è stata a mangiare? Dice il minestrone, ma il minestrone dice, ma cioè, la carne non c'è, dice, la carne costa. Dice, poi il minestrone, un piatto di minestrone è come due bistecche. E quella gli fa la battuta, dice, io mi accontenterei pure di mezza. Vediamo un po'. Pesanti. Il crown sicuramente andrà qui. Senti, io campero in K7. Eh sì, qua. Perlomeno in una fase iniziale, poi vediamo. Lo so, perché io lì non ci vado, perché sicuramente in collina lì arriverà il crown. Che è successo? Mannaggia Gesù Cristi! Che ti sei bloccato? No. Però sai quella che fa? Mannaggia Gesù Cristi! No, non lo so. Non pervenuto. Che cazzo sta succedendo? Aiuto! Si è bloccato il gioco! No, sta laggando! Io c'ho il lag rosso, c'ho tutto rosso. No, io no, c'ho il ping normale. 50, 60. Sto dossando io, ti dosso, ma non le sto dossando, via. No, io c'ho tutto rosso e non. Tutto rosso, come il ciclo, rosso. Tu come il ciclo proprio. Sì, sì. È tutto il ciclo, poi il mio cognome è Piccione, quindi va bene. Ma è andato per partita qua. Io a me mi sta. Che cacchio. Mi sta andando proprio. Ah, quel Kranwagen lì ci romperà molti coglioni. Ping fuori normale. Sto chiarando. Mi ci vuole il cannone quello buono, mi ci vuole. Mouse è merda. Ci vuole il cannone quello buono. FV4005, posso fa schifo, via. Il P95 al centro. Oh, che palle, fratello. Niente, non lo buco il Kranwagen. C'ho verde, ma c'ho un ping fuori dal normale. Cioè, c'ho 423-445. Sì, è assurdo. Infatti io mi sto giocando un pochettino dietro perché voglio avere un po' di tempo per reagire. Ma che state collegati? Alla stessa cabina della Telecom state collegati? Siamo collegati con il cavetto della rete insieme. Faccio la stessa cavetto, ma ma what the... ma aiuto. Siamo fratelli di abbiamo lo stesso cabina. Palazzo, capito? Cazzo, ti abitiamo vicino e non lo sappiamo. Ah, aiuto. Vediamo come sparo, guarda, non lo guardo nemmeno. C'è dei 50 minuti. Brucio, faccio la bruschetta. Ma chi è che mi aveva sparato? Il T90. No, quello. Tutto. No. Io non posso muovermi. Non Kunze Panzer che muovermi. Mi fotte di lato. Infatti, pure a me. Ah, quello ci nemmeno stanno, è spottato. Ci dossano, aiuto. Vediamo un po' se ci togliamo questo FV davanti, eh? Vediamo se quel T95 se viene indietro. Ma era un T95, au! Shisua, eccolo il Kunze Panzer, è uscito. Eh sì, ma il bello che... come fanno... sparo un'ora prima e un'ora dopo corazza non perforata. Non ci credo manco, guarda.
No, incredibile, lesson V, mortacci. Li mortacci, no, ma infatti non riesco a giocare, non riesco a giocare, c'ho, sai il, l'icona del lag totalmente rosso. Il ping passa da 40 a 280. 400. Ma la cosa bella è che ce l'ho verde il ping, quella cosa bella. No, il lag io ce l'ho rosso, completamente rosso. Come verde. È strano però, perché non ci ho acceso niente, non. Aspetta, vi faccio sentire una cosa. Alexa, chi sei? Lillo. Hai sentito? No, non ho capito quasi niente. No, in poche parole, se chiedi, c'era un coro di donne, che c'era? No, infatti se chiedi a Alexa, dice Alexa chi sei? E quella alla fine fa la musica e dice son Lillo. Con cuore bacca, io sparo un'ora dopo, sparo. Cioè, anche io non. Ah, ci penso io a prenderlo nel culo, va, capito? Bravo, bacca. Prendilo sempre nel culo. Ma no, bene. Più che altro perché ho paura di questi che. Vai che te lo fai, Kram. Perché mi sa che è uscito, se vai indietro. Se vai più qua. Vabbè, tanto ormai devi stare attento al Kunze. No, io non posso, c'è un come cazzo gioco. L'ha bloccato, no? Cioè. No, niente, io stacco, tutto, non riesco a giocare, se no. E coglioni. Pure. Vabbè. Danna così, fratelli. Ma non capisco perché mi sta andando così di me. Vabbè, ho fatto un attimo di sconnetti. Boh, anche io non riesco a capire perché c'ho tutto rosso. Non credo che sia Discord, perché vabbè. No, non è Discord, assolutamente. No, è che dovete spegnere un attimino Pornhub. Sta mangiando tutta la connessione. Cazzo è vero. Pozzo, hai ragione, cazzo. Sta andando in video. Che poi esagerate, capito? Voi andate in 4K. Ma Ultra HD 4K. Cioè non è che va accontentate, capito? Mi piace scaricare i porno sull'HD. Vedi a 240 p qua, vedi? Sì, che poi cioè 160 va ancora meno, vai. Cioè praticamente gente che ha analizzato i flussi dati ha visto, cioè praticamente tipo il 90% dei dati internet sono verso i siti porno. Sì. Ah, che fa? Rientra sotto il 95 o cambiamo? Che fa? Aspettiamo 2 secondi. Era rimasto un carro, mi sembra, era rimasto. Eccolo, va. Cucù. Cioè tu pensa, ho temprato la battaglia e non ho fatto niente. Non è assolutamente, cioè, mi vergogno di quello che ho fatto. Però non, io faccio questa qua, poi vedo come va. Se rimane con il lag, vedo un po'. Vediamo un po', no, io ho riloggato, vediamo un po' se mi sistema. Io vado tranquillo, vediamo. Arrivo. Quindi no, quindi no, non c'entra niente il Discord, no, era pure per dire. No, ma non credo, perché non ho mai avuto, anche quando si giocava. Vabbè, di solito utilizzavamo TeamSpeak, però Discord non credo che faccia tutto questo. No, io per lo streaming sto usando coso Twitch Studio, e ogni volta che mi fa l'aggiornamento di Windows
per qualche giorno non mi funziona Twitch Studio, mi manda tutto in crash, mi manda. No, io l'altro giorno ho fatto un po' di ho messo sotto stress il portatile per vedere come andava con la streaming, con il simulatore che ho fatto là, però c'è ancora qualche problema. Ah, Giancarlo, vedi, eri tu che l'altra volta stai a parlare del simulatore di volo. Scusa se magari non collego, ma perché parli, cioè uno sta da retta. Poi questa cosa dello streaming lo faccio così a tempo perso, un po' a cervello spento. Ma infatti pure lì, cioè anche io giusto lo faccio per mettere sotto stress. Se no, se uno deve sta caricato a pallettoni pure per una cacchio di partita. Infatti. Allora. Senti, io vado di sotto, Sì, no, ma io pure mo c'ho 800 di ping, Mo però va giù. Vabbè, ecco. Sì. Mo da 800 sta a 60, 40, così basta, 60, 40. Io vado qua sopra qui. Io vado a fare muro di sotto, Io vado lì, vedi dove ho fatto il ping. Sì. Perché se si mette male da sotto, mi sposto qua da questa parte qui. Spero solamente che il 703 non vada lì, perché tanto lui non ha basso, quindi che cacchio va a fare là? Meno male, E fase 1 si sta. Lo sapevo. Questo mo si mette davanti, proprio nella posizione dove devo andare io. Però stavolta riprendo questa posizione che ti apri tu le botte. Qua di sotto ancora non si vede nessuno. Il Peregrine. Ammazza, ragazzi, mi hanno lasciato bella. Oh, questo non lo andiamo a vedere. Venga a vedere questa. Questa qua è l'ultima, perché non riesco proprio a giocare. Ah, ancora? Ti faceva ancora il difetto? Tu pensa che ho sparato e ho già morto. Non mi sono accorto. Cioè. Invece la quando è stato ieri, abbiamo giocato tranquillamente. Sì. Ma secondo me la Wargaming mi ha fatto su questo account qui, ma mi sta creando problemi. Ho fatto un contenzioso, l'ho vinto con questo account e no, guarda, poi vai a vedere le mie statistiche dei due account, quello che sai il più che abbiamo giocato ieri e questo, e vedi un po' la differenza. Quello là, quello che abbiamo giocato ieri, lo gioco pochissimo, lo gioco. Però, vabbè. Vedi quanto sbaglia questo TNH, che dovrebbe andare da giù, dovrebbe andare a cerchiarlo da sotto. Ah, ci stanno crepando comunque. Sì. Ma è possibile, ma chi c'è giù? Ah, c'è la CPU1. Il TNH se sta andando, fa bene. Che bello, 1. Vabbè, quelli comunque mo se la prendono pure comoda, capito? Sì, ma adesso c'è il Super Conqueror che ti viene da dietro. Adesso devo approfittarne, vedi se c'era quel disgraziato che se n'è andato, il TNH lo circondava. Adesso traccalo e dagli sempre lì. Dagliela sempre lì, dallo.
Bravo. Ma quanti kit maestro c'hai questo qua delle cose lì? E adesso ha il track permanente. Ma questo oggetto non è che lo va a girare intorno. Mo si gira però, eh. No, ma io dico l'oggetto doveva girarlo, non adesso, prima. Ah, certo, certo. E no, mo va davanti, te fa 7,50. Passa infatti, la paura. Aia, aia. Il TNH non viene avanti per farsi il reset 1. Che sei matto, invece sparagli sul culo. Infatti. Quando ti ricapita, cazzo. Cioè, sta aspettando che c'è la MX da dietro, mo. Io sono stolto, non lo so. Ah, si è svegliato il 431, vedi? Ma molto in ritardo si è svegliato. Sì, amo, levate, non gli andate avanti. C'hai 300 di vita. No, ma sicuro gli va davanti. Non gli andare, no, ritirati, cazzo, no. So tre, so tosti tutti e tre. Calla. Faceva comodo, è andato a morire. Aia. C'ho il cannone quello, non c'ho il cannone buono. Poi vabbè, ho sparato pure sopra, però vabbè. E adesso merda! Vabbè. Vabbè, ma volevo aver fatto qualcosa, sì, io ho fatto proprio zero io. Ma invece Manu? Che pure Manu lagga, che non parla nemmeno più. Boh. Non lo so. Abbiamo perso Manu, che è successo? Io. Batteria scarica, andiamo a carica. No, non vorrei che ho fatto l'aggiornamento di Pro Mod. E mi sia quella che non sta dando problemi. Perché tu vedi il mio punteggio? Aspetta, no, stamattina a vedere. No, infatti, un carro. Ok, aspetta un attimo. Sì. Ho fatto veramente zero. Zero. Ok, io comunque sono riuscito a ripigliarmi completamente con la connessione. Adesso vado da Dio. Come hai fatto? Niente, ho solo scollegato e ricollegato il server dal server di WOT. A me era quello forse il problema. No, perché io adesso non mi dà un ping decente. Pure. No, io abbandono perché non riesco proprio a giocare. Oh, grazie. Bello. Giancarlo, comunque, mo stai nella stanza del Discord, però io sul Discord non te vedo. Non vorrei che magari ti sei messo tipo, non lo so, invisibile o qualcosa, capito? Cioè, tra gli amici online non ti vedo. Cioè, non vedo Alex, pure. Vedo Manu, però a te non te vedo. Devi vedere profilo. In basso la tua, dove c'è la tua foto, con la foto. Se premi invisibile, sopra. Sì, mi dice invisibile. Ecco, vedi, infatti, quindi. Perché in realtà ho visto che già ce l'ho l'amicizia tua, però non ti vedo, capito? Devo vedere come fare. Sblocco con Nitro. Privacy e sicurezza. Vabbè, adesso mi vado a cercare, vedo un pochettino dove c'è il comando. Ok, cari, grazie di tutto. Ciao, bello, buon proseguimento. Ciao. Allora. Che famo, Alex sta mangiando la sua meritata pasta. Senti, poi c'ho una mission di avvista tre veicoli. Quindi me ne vorrei fare una veloce. Madonna. Ma non c'hai qualche leggerino leggermente più qualcosa ignorante? Che sopravvive, dici? Un po' più ignorante per colui. Guarda, mi sa che per il momento il miglior leggero che c'ho è questo. Qual è? Questo qua. Aia, tu cosa mi stai facendo utilizzare? Per il momento questo cosa, è il miglior. Cosa mi vuoi far utilizzare tu a me? Questo è il miglior scout che c'ho. Guarda cosa mi fai usare. Che c'hai? L'arti, ma se no ci starebbe bene pure in cacciacarri, eh.
No, no, no. Vai, andiamo così? Andiamo. Così, così. Oh, solo che io col fatto che devo solo spottare tre carri, cioè, stavo anche pensando di fare una missione suicida, capito? Ah, vuoi fare una missione suicida? Tanto io vabbè, basta io che li vedo, capito? Sparo a qualcuno. Volevo fare questa missione. Quindi potrei fare pure una partita da 30 secondi, capito? Cazzo. Però vabbè, se stai pure tu con l'artiglieria, cerco di sta un po' più safe. Mo vediamo pure che mappa esce. Io tanto devo fare l'arti d'assalto, quindi più suicida di me. C'hai l'artiglieria 7, capito? Non ce l'ho nemmeno io l'artiglieria 7. Esatto, esatto. E questa è la cosa strana, perché non la gioco mai l'arti. Sai che significa mai? Yeah, bring back Tamarede, ciao! Grande, bring back. Ciao, grazie per il raid. Ma questo è il ragazzo che vesti anche tu il raid l'altra volta. Sì. No? Io ho messo pure il follow, io ho messo. Stava giocando in prima linea col Rasco, se non ricordo male. Ciao Brimbeck, che dici? Tutto a posto? Tutto a porno? Hai visto? Domani grandi novità, eh? Qua, due l'ho spottati. Solo che se muoio non ne spotto un altro. Me la piglio in culo cara in corsa. Aie. Che devo fare? Fammi scaricare di nuovo la pasta, perché ho capito il problema. Adesso sto ripingando tantissimo. Non è aria, qui non è aria. Ma in teoria è una cosa che con la mia connessione non dovrebbe succedere, capito? Così vabbè, a meno che non stanno a fare qualche manutenzione ogni tanto. Ma perché una partita pingo bene, l'altra partita pingo 93 trilioni? Proiettile. Vabbè, non è un al volo. Ping, è un ping abnorme, cioè 470. Eh certo, non riesci a giocare. Io mo sto anche con l'arti, ma troia. Pure della. Beh, io sparo dopo mezz'ora. Cioè io il colpo lo sparo da un lato e mi arriva dall'altro. Cioè guarda, io sparo dopo un'ora. Grazie al cazzo che muoio. Aia. Aia. Speriamo almeno che abbiamo fatto l'avvistamento dei tre veicoli. Non sono tanto sicuro, eh. Beh, io mi sa che non posso giocare. Non la farò la linea. No, no, noi la facciamo, come no? Guarda, fossero pure dei carri de merda. Intanto ci proviamo. Che dici? Niente, Pac, io ti posso guardare solo dalla live, purtroppo. Niente, non va, è uno stress così. Troppo no, stress.
è ingiocabile. Guardi, io sparo, il colpo parte dopo 10 secondi. È normale che non c'è più lì il tizio. Se dopo 10 secondi si è spostato. E c'hai ragione, no, no, c'hai ragione pure tu. Vabbè, sarà così, staranno a fare qualche manutenzione. Vedrai che poi. Se fa, se fa. Poi domani ci andiamo a vedere questi italiani. Ci andiamo a vedere. Sì, sì, sì. Andiamo un po', mo quella prima che rientra ci vorrà un pochetto. Assolutamente, io farò la linea degli italiani. Ma gli diamo un'occhiata, dai, gli diamo un'occhiatina. Che, poi come. C'è bisogno di compagnia al rinoceronte. In tier 10 ha bisogno di una compagnia. Vediamo un po'. Comunque serve quando becchi i 10. Quando becchi roba tosta ci vuole. Qualche proiettile premium ci vuole. Me coglioni! Eccolo! Che dice? Hai magnato? Magnato. Hai magnato forte? Magnato debole. Mamma mia, sta qua una sudata. Che fai? Mi sa che me faccio le ultime due, eh? Che dici? Ti metto l'età. Che sei? Vada, mi inviti. Oh, bring back, ovviamente poi, insomma... Ma Gianluca è andato. Quando vuoi ci possiamo fare pure una partitella, eh. Giancarlo, sì, Giancarlo è andato. Ciao. Come Manu, c'ha gli pinga? Ma non è un ping normale, è proprio indecente. Cioè, non è 1000, ma 500 dopo spari, dopo 10 secondi parte il colpo. Che gioco? Gioco questo, dai. Sì, no, dico in generale. Eccote qua, te stavo a cercare. Come no? No, studia. Precedenza. Ecco, intanto t'aggiungo. Poi. Quando sarà, se famo una partitella, senza... Se sarà, senza quando sarà, il bacca brosso. Vabbè, mi carico un po' il cellulare, va. Uff, oggi va così, hai visto, ogni tanto, se sto internet si impazzisce. Andà così, fratelli, dove andà così? Impazzuto. L'hai presa in muro. Ah. Mamma mia, devo fare una cagata esagerata. dai, ci sbrighiamo. Ci sbrighiamo, così puoi andare subito a caha, come si dice in toscano. Devo scaricare pure l'autotab. Ah no, pensavo ecco. Il cesso che dovevi scaricare la tazza, siccome stai a parlare di cagare. Adesso rimango la cagata dentro perché deve fermentare. Yeah. Deve creare gas e metano che poi verrà raccolto e verrà aiutato. Con la crisi russa, capito? Infatti. Ma ricorda, devi tirare lo sciacquone solo quando è marrone, eh? Esatto, quando l'acqua diventa, capito? Sono le mosche dentro, tanto ti tira lo sciacquone. Quando si fanno i bigattini dentro. Ma che è sta cafonata? Come dice il buon Christian De Sica, che ci segue sempre. Cosa? 881 a leg così. A caso. Bello, perché avevo mirato da un'altra parte, il colpo è lì, ha sparato storto, però è andato dritto. Burrasca mi buca, no! Ma ha rimbalzato sul fianco. Arriva quello starà dai pugni sulla tastiera, sicuro. Che è l'elk. Era il burrasca che mi ha rimbalzato sul fianco. Cioè, ci avevo caricato anche l'HE, capito? Ho fatto proprio il danno, gli ho fatto. Adelevi su 101 del cazzo. Su 101 è forte, però, sai.
Cioè tu non te lo sei fatto, perché tu hai fatto la linea del 268 e 3. Ma che cacchio ne so. Ma che dici? Tutti sti numeri non ci capisco niente. 268, 344, 549, lui è il numero di telefono. Fabio! Ah, il buon Fabio, eh. Il buon Fabio è da ieri che non si vede, eh. Ando sta. Guarda quell'Emil, guarda quell'Emil, guarda quell'Emil. No, traccato, dai, traccato. Vabbè, dai, dammi da traccamento, ci sta. Ci sta, ci sta. Sto Burrasca. Burrasca vuole vendere un po' di cazzo, no? Che dici? Aspetta, come andò dall'altro. Oh, guarda là! Guarda là, che è uscito là dietro! Madò! Bula bula bula. Chi è diceva bula bula? Tu ricordi chi era? Bula bula! Era Giustino, era Giustino, io faceva al leone per mettergli paura con quella maschera. Ti ricordi? E la luna busso qui si mette. Bula bula! Gira sta torretta. Porco Dio! Non si leva il T-95. Te buco sotto la panza. Quello è il colpo sotto di Cicalone. Conosci il colpo sotto di Cicalone? Mazza, non per foranza. No, no, c'era uno nel culo. Culo no. Porca troia, oh, subito è venuto un altro a dargli una mano. Mamma mia, che erano i due amichetti. Oh no, vuole sparare al mio amichetto, adesso lo proteggo io. Cagare, va. Sei morto. Stavo a fa fuori uno, mi è arrivato subito di corsa uno da dietro. Stavo a finire, c'ero quasi arrivato. È arrivato di corsa l'amichetto. C'è un problemino alla torretta, eh? Perfetto. Oh oh, quelli S3? Se volano a prendere l'artiglieria? Ah, non c'è più. Perfetto. Ma quando c'è la torretta danneggiata diminuisce anche la precisione? No. Ok. Se reagiri più lentamente. Non cambia nulla a livello di precisione. Quello è il cannone. Eh sì, c'ha ragione mano. Chiaro. Logico, allora adesso ti 95. Occhiuto a destra. Ah ok, già fatto il giro. Non l'avevo visto tutto adesso che c'era questo. Vediamo che esce. Orco zio, quello si è messo davanti. Mannaggia la mignotta. Ah, almeno è riuscito. Mazzan. Ha sparato il T95. Un istante prima di morire. Traccalo. Bella. Questo muovere. Sta venire avanti, eh. Vabbè, quando è buono lo tocca.
Merda. 110. Che faccio? Che vuoi fare? Così? Giro intorno. No, voglio giro intorno. Faccio il giro, No, ma più che altro dove sta l'altro? Ma c'è un altro? C'è un altro di nuovo. Cazzo, ecco, non ho visto lì. Che sta girato questo? Sì, mi vogliono mettere in mezzo, capito? Oh, lululululu. Lululululu. La sparo dall'altra. Mazza. Ma io ti ho sparato il T95. Con l'altro che stava dietro. Non avevo visto che c'era un altro, se no poteva funzionare quelle dentro. Sì. Vabbè. Qua tu. E se ne famo un'altra, va. Poi di quel cane di Emanuel Max. Guarda che cazzo vuoi. Con la scusa, con la scusa del ping, capito? Cazzo vuoi. Ma che fa? Non rientra, ma era finita la partita. Niente. Ma... scusa, ma la partita era finita? Perché non rientra? Sto mettendo il nervo, sì, pure un'altra volta. Ma no, non ti incazzare, non ti incazzare. Ma che cazzo è quando non mi fa mettere la chiocciola, sto porco? Ma che è successo? Ma che cazzo ne so, esce. E dici al papà. Dici. Già da Alessandrino. Dici a zio Bacca. Dici a noi, ci pensiamo noi. Ci pensa zio Bacca, bros. Ok, è tornato, dai. Confitto, via. Io sono veramente scarso. Ah, perché era rimasta l'artiglieria. Ecco perché era rimasta l'artiglieria nostra, era rimasta. Te seguo. Con questo vai. Che fai questo? Te lo vendi poi per prendere il 10? Sì, il 9 non c'è. Ma chi? Standard B. Sì, deve, non serve un cazzo tenerlo. Cioè, però alla fine poi il progetto 65 c'ha la stessa penetrazione. Però c'è un proiettile in più. Non è granché, però no. 268 alti R10, eh. Cioè, non è male, ma... Oddio, no, è buona, dai. No, 268 è buona. Non è un carro che devi giocare. È un carro che devi giocare con cognizione. Non è. Però in realtà il TR9 lui c'ha già 268 di penetrazione, che è tanto per il TR9. Sì, ma questo è un carro. È un carro approfittatore, devi approfittare. C'ho 330 come gol. Pensa che la perforazione dello strap. Che tantissimo. Appunto, sì, al però... TR9 è tanto, al TR10 è stabilizzato. Però sono lenti proiettili. Ma al TR9 è tanto, 268. Capito, Alex, tu sei un approfittatore, sei. Esatto. Sei il parassita. È quello che compare sullo schermo. È quello che compare sullo schermo quando vai all'agenzia delle entrate, capito? No, sì, è quello là. Quel poveraccio gli hanno rovinato la vita, quello si sarà suicidato. E l'ormone, quello là che arrivava. Parassita della società. Arrivava già vestito. Capì, arrivava là, il mio lavoro è finito, se ne andava. Così faccio.
Ah, davanti c'ho le 100, lo seguo, lo seguo. Chiama il cavaliere rosa, no, no, cazzo era. Cioè, ma guardavate Sailor Moon, cioè, ma vergognatevi, cioè. Ma io lo conosco per i video di Barba Sulla. Io non lo conosco per il semplice fatto che ogni tanto quando mi affaccino veniva a casa. Ma vergognato. Omosessuale, sei omosessuale. Cugina piccolina, cazzo volete? Una vita indegna. Che vergogna. Che ci posso fare? Cioè, meglio vedere la televisione spenta, dai. La televisione spenta. Che ci dà aiuto? Chi è? Leopard? Cazzo, Leopard, chi dà aiuto? Ah, qua c'è se culino, c'è se culino. Stai calmo, Leopardino, devi stare calmo. Calmo e tranquillo. Ciao quel bambino. No, ma perché c'hai? Vieni qua. Ciao quel bambino. Ciao. Oh. Cazzo, che botte, oh! Che come mena l'alieno, eh! Sei un alieno? C'ho qua, c'ho l'OBJ279, l'UFO. No, quello è il... Life is One, che è l'alieno. L'M481, una cosa del genere. Questo è il 279, che è l'UFO? Quello che c'ha 4 cingoli. Ah, il 279. No. Con l'altro cannone forse lo. Cioè lo piastra. Mentale. Devo 279 che avanza così rubato. Senti, ma il cannone da 750 quando te lo pigli? Mamma mia, subito. Quello è bello croccante qui. È tasty, è molto tasty. Quello quando spari fai MANS! Fai corvuli! Curve! Lo zebone, io un'occhiatina a zebone gliela do tutte le sere. Una panza zebone, ormai. Un'occhiatina, giusto per vedere se sento parlare italiano, capito? Ormai sei rincoglionito. Cioè, ma non gli rompo i cingoli, cazzo? Dio caro. Ehi, ehi. Oh oh. Oh oh. Vado dietro alle 75, prima andavo dietro a quello. Il carro da dietro. Carro anale. Tu invece che fai qua vicino invece di fare l'opportunista in montagna? Volevo sparare quel carretto di lato così, però non l'ho visto, si è girato. Volevi fare la mossa del porco, io volevo. Mossa del porco. La mossa del cane, io volevo. Arriva l'STP nel culo, no? Eccolo là, l'STP. Le pushano. Pushano. Le partino là. Questo partino mi dà una mano, magari. Mi viene arrivare il colpo. Prima di sparare un altro. Il 75 è uscito. Oh.
Madonna, qua c'è un traffico che manco ai 9 sul raccordo. Ah, di burtine. Che coglioni. A me 75. Non lo becco. Questo non è la merda qua, eh. Io so come è la merda qua. No, no, ma vai a fare compagnia a Leopard. Leopard in realtà era essenziale lì, quindi se se ne va come stupido. Tu questo cannone di merda, boh, sei inutile. Vai via. Via. Compra un cannone, poi ne riparleremo. Guarda, magari andrei a prendermi quel 75 di dal culo. Anzi, fai una cosa, vai. No. No, ce la sto. Occisua. Brutto porco maledetto. Vediamo se riesco a più alle 75. Abbiamo perso il castello? Mo so che azzi. Guarda, quelle 75 deve morire. Mi fa un po' di pressione, magari. Quando ti arriva. Cazzo, ho sparato il muro. Oddio. Brutta scena, brutta. Se ti pista di tanti te. Ha sparato le 75. Ah, oh. Guarda là, oh. Cioè non l'ho bucato, ma è impossibile. Vabbè. Si muore, peccato che... Cari non è morto col falò. Cari rottami! Peccato che non sembrava male. Dai, se famo l'ultima, va! Cari rottami! Famo l'ultima... E stacco. Rottame sei. Il caro rottame. Rottame di merda! Da domani... da domani sentiremo parlare italiano. Sentiremo più spesso il caro rottame. Oh, cara, una merda. Hai buttato i tuoi soldi, coglione. Ah, secondo me è fortissimo il caro. Ma qua. Lotto. Se tutto va bene, lotto abbastanza... abbastanza gnè, abbastanza buono. Ma perché non l'hai visto il 10 in bucato? Non lo in bucato. C'è tipo 3000 di corazza. Sì, bisogna vedere, capito, a che tier diventano interessanti, capito? Perché vabbè, mo a parte il Minotauro, vabbè, quella è in tier 10. Va bene, siamo tutti d'accordo. Oh, questa è la mia mappa, eh. Chiamo la frase portata. Come vittoria? Come hanno fatto? Ma si sono buttati tutti a fiume? Che è successo? Ah boh, c'era il T10 che era one shot. Poi c'era il 75 one shot. Ho capito, ma... Quanto era? 5 a 3? Cioè quanti carri...
Non lo so. Che fa? Spotti lei? Certo. Chi se no? Anche se devo stare attento che c'è quel leggerino maledetto che deve morire, altrimenti. No, non è perché c'è la micro machine, capito? No, di quel leggero avversario che è pericoloso. Dovrebbe spottarmi. Se faccio un giro proprio. Vado da. Peccato, ce l'ho a tiro per... Guarda quello che sta guardando, lo sta guardando. Lo sai che sono qui. Bastardi. Perfetto. Guardate, progetto, Dio porco. C'è un Erk qua vicino. Se questo mi spotta sto bastardo. Non sto attento. Vado di là, vado dal peregrino. Come cambi tutto? Io sto per andare a spottare. No, 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 ma va bene, tanto c'è pieno di gente, non ti preoccupare. Pieno di gente, stanno... Scorpione che sta dietro a tutto, che non spara nessuno là dietro. Il guard fa pochi danni, il 28 V, CS3 magari. Sono qua mid. Donna, proiettile che entra, no, eh?
la fa muck. Ah, hai fatto il panico, eh? Panico, panico. Panico, paura. Vabbè. Boh, che fai tu, bacca? Ah sì, dai, basta. 3.20, 3.20, dai. 3.20, dai, mo, mo se stacca, mo se stacca, dai. Dov'è a lavorare? Vado a combinare sì, qualcosa, va. Se no stasera che ce mangiamo? Che ti fa? No, dico, se no stasera che ce mangiamo, no, a guadagnare qualcosa. È chiaro, no? Messaggio che voglio lanciare. Ah, ancora. Vabbè. Vediamo un po' pure se. Ma c'è gente. Vediamo un po' se c'è qualcuno. C'è qualcuno. Dai, vediamo se fare un. Facciamo un raid ad Orzanel. Che so che ci segue. Aspetta, mo entro pure io dentro. Prima di farlo, aspetta. Entra. Che? così facciamo vedere uno in più. E ne facciamo vedere 5. Chi è Sorzanella? Pronto a eseguire il raid fra... Vediamo un po'. 5, 4, 3, 2, 1. Fai il raid! E via, si vola tutti da Orzanel. Ma che sta streamando? Vabbè, Orzanel... Sono contento, ma due pubblicità da 30 secondi. Sì, fa tanta pubblicità? Vuol dire, che cazzo è questo? Vaffanculo. Orzanel. Vaffanculo. Vabbè, uno dice, esce, fammi vedere che stream questa cosa. Entra nella live e si becca due pubblicità da 30 secondi. Vaffanculo. Voglio capire se stai guardando una puttana. Lo dice, mi aspetto questi 30 secondi. Invece no, per guardare Orzanel che gioca World of Tanks, capito? Devo aspettare, devo sprecare un minuto della mia vita. Mamma mia, devo aumentare pure la pubblicità. Devo aumentare la pubblicità. Ero dentro più l'altro di te. Dopo te ne vai pure tu. Sì. No, vabbè, ma una pubblicità si può fare, no? Che tu entri, che ti guardi una pubblicità, 30 secondi. Che è il panino, ciao bello. Ciao, ecco, sei arrivato giusto in tempo per il raid a Orzanel. A parte non penso non mi avrà nemmeno sentito, perché ma la live mia ha switchato su Orzanel, quindi sicuramente quello che dico mi ascolti solo te e Manu. Senti, Manu, ma tu lo sai usare AutoCAD? No. Tu, Bacca, sai usare AutoCAD? Sì, un po' sì. Ah, ok, ma devo fare praticamente un triangolo. Madonna, cioè AutoCAD per fare un triangolo. Allora devo fare un triangolo e gli devo mettere un triangolo equilatero. Praticamente gli devo fare delle tacche ogni 3 mm su un lato. Vabbè, è difficile da fare. Che vuol dire? Ma da quant'è? Che vuol dire un triangolo ogni 3 mm? Che lato c'ha il triangolo? Allora, un triangolo da 6 cm. Ah, ok. Equilatero, quindi 6 cm su tutti e tre i lati, no? E su un lato del triangolo io devo fare delle tacche a ogni 3 mm, capito? 0, 3 mm una tacca, altri 3 mm una tacca. Sì, sì. Guarda, quello che ti posso dire è AutoCAD, scarica delle versioni vecchie, non ti sta a scaricare l'ultima versione, che non ti serve. Cazzo, sto scaricando quella del 2020. Nel senso, alla fine, guarda, AutoCAD va benissimo pure la versione, per dire, anche la 2006, che la scarichi in 2 minuti perché non pesa un cazzo. E la, la apri in un attimo, cioè non pesa niente, il computer nemmeno se ne accorge. E niente, come fai? Disegni il triangolo, fai linea, e poi fai, che è, inserisci quotatura e fai le tacche.
Poi la quotatura te la puoi personalizzare come ti pare a te. Gli clicchi, tasto destro. Dopo che hai fatto, che ne so, una tacca da 0-3, però magari non ti piace il colore delle frecce, non ti piace il carattere che usa per il numero, la evidenzi, tasto destro, vai su proprietà e te la personalizzi come ti pare a te. Quindi è semplice, non è difficile. Ma sì, vabbè... Sì, vuoi fare il triangolo, a parte che probabilmente c'è già l'opzione che ti fa disegnare un triangolo in automatico. Se no fai linea. Linea, poi 1 a 45. Fai linea, sì, fai le linee a squadro, oppure con F8 fai le linee ortogonali, quindi a 90 gradi. Quando fai la linea ti fa inserire, che ne so, per esempio fai una linea e metti 6 centimetri. Gli dai la lunghezza, sì. Tu metti il primo punto... Perché immagina come una linea è composta da due punti, no? Tu piazzi il primo punto, poi gli metti la linea con F8, fai la linea dritta, fai la linea orizzontale o verticale, col comando F8, che lo puoi attivare e disattivare. Se è 6 centimetri, premi 6 e lo fai. Poi se lo devi stampare, disegnate pure il foglio, se lo devi portare, che lo devi stampare. Io praticamente devo... Questo disegno lo devo mandare sulla CNC, capito? Me lo deve tagliare. A chi? CNC che? CNC, ma la macchina che taglia il legno, capito? Ah, ok. Devo tagliare sto triangolo così, capito? Ah, però ti ha detto portami il disegno in CAD, ti ha detto? No, devo fare io in CAD, ho pensato io di farlo in CAD. Ah, sì. E sennò come faccio a disegnare un triangolo con le misure precise? Ah, certo, certo. No, vabbè, ma ci metti poco, tranquillo, chissà che. Non conosco questi software per fare questa cosa, quindi... Ma sì, dai, tanto lo alla scuola, non è che stai a disegnare una casa, lo fai, dai, piano piano lo fai. Poi casomai, poi al limite ci sentiamo domani, tu, quello che non riesci a fare oggi, magari mi dici domani, guarda, ho fatto sta cosa, ma non mi funziona. Vabbè, e se te posso dare una mano, dato. Va bene, ragazzi. Manu c'è? Paccone. Ciao Bacca. Bella ragazzi, lavoro, buon proseguimento. Ciao. Lazio. Sempre Lazio. Ricordate, scaricate pure la versione di AutoCAD 2006. Che non pesa niente e scorre liscia. Quella 2001 scarico, quella che girava su... Vabbè, 2001 troppo vecchia. No, A2006. Che pesa tipo 600 mega e a scarichi con 5 minuti. Magari vai a scaricare, che ne so, AutoCAD 2022, pesa 6 giga, che ne so. Vabbè, bye bye, ciao a tutti. Bye bye, ciao Bacca.